È arrivato anche quest'anno a Carpenedolo il Vino Novello, una manifestazione nella quale le cantine bresciane propongono i loro ottimi vini accompagnati dalle specialità gastronomiche del territorio. Si sta affermando e si sta imponendo. Qui abbiamo tutte le cantine del Novello Bresciano e le aziende di prodotti tipici, quindi è una cosa molto simpatica, la gente viene a gustare il Novello e anche assaggiando cose buone. Più quest'anno abbiamo avuto la novità dei panificatori di Carpenedolo, i pasticceri, che hanno presentato qui col forno dell'antica cucina della Prima Guerra Mondiale delle soluzioni gastronomiche molto buone, la gente è soddisfatta, anche i pasticceri hanno presentato le loro novità e quindi siamo veramente soddisfatti e speriamo che si possa continuare così. Devo ringraziare sempre i volontari della Proloco che con grande entusiasmo sono 2 giorni che stanno lavorando, poi adesso abbiamo anche avuto la fortuna del tempo che è bello e quindi la gente adesso sta arrivando a flotte, ecco, e questi volontari ce l'hanno messo tutta, ecco, e soprattutto è la grande forza della Proloco di Carpenedolo. Ma a Carpenedolo le manifestazioni non finiscono qui. Il 7 e 8 dicembre infatti si terrà la Fiera del Torrone, dove si respirerà in tutta la città un'atmosfera natalizia. La più importante è la Fiera del Torrone, che in collaborazione con la provincia di Cremona, il comune di Cremona, questa tradizione che c'è da loro dal 1787, che si terrà il 7 e 8 dicembre. Difatti noi prossimi giorni saremo alla Festa del Torrone a Cremona a presentare la nostra manifestazione. Poi abbiamo anche un appuntamento simpatico, ogni anno noi adesso con l'avvento della Proloco abbiamo innalzato sempre un grande albero di Natale che sta attirando molta attenzione, il 26 novembre faremo l'accensione, certo non siamo Rockefeller Center ma a Carpenedolo ci sarà un momento quella sera lì, dopo aver addobbato bene l'albero così lo accenderemo ufficialmente qui per la cittadinanza, quindi sarà un momento anche preparatorio per questa grande fiera del Torrone che ormai ha rilevanza nazionale.